Buonasera, sono Isabella, siamo qui con Marco Amadei, il quale adesso ci dirà un paio di cose su questa bellissima iniziativa chiamata Vianino Sottosopra, una festa organizzata dall'Associazione Amici di Vianino e la Trattoria Carra. Ciao Marco. Ciao. Allora, cosa ci dici di questa festa? Quando è nata? Come? L'idea? Sì, allora, il festival è nato già da 16 anni. 2 anni fa ci siamo messi insieme alla trattoria e agli amici di Vianino per organizzare questa festa Vianino Sottosopra, che è riscoprire delle cantine vecchie, storiche, dove si fanno degustazioni di vino e prodotti tipici, particolari, locali, artigianato locale, e poi ovviamente, visto che c'è il festival, spettacoli di musica. La banda, il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Parma, che parte. Poi c'è un mago giapponese bravissimo che a sorpresa fa delle incursioni di magia. Poi c'è un coro, il coro di Varsi, i cantori di Varsi, che col vino sono perfetti. E poi alla fine c'è un gruppo folk, i Kalevala, che chiudono tutta la parte sopra di Vianino, e poi la festa continua giù fino a mattina inoltrata. Quindi insomma mi pare di capire che c'è parecchia varietà, da intenditori di musica anche per i bambini con il mago. Esatto. Bene, allora grazie e complimenti per l'iniziativa. Grazie, grazie. Buona serata. Buona serata. Allora, parlateci un po', cosa ci presentate? Sì, allora. Non siamo ancora prontissimi, comunque questo è il nostro menù di oggi. Allora abbiamo la bomba di riso fatta non nella maniera classica, ma con le nostre carni di maiale, quindi salsiccia e arrosto normalissimo. E invece le golosità di formaggi, che è un piatto misto di diverse tipologie di formaggio, dal fresco allo stagionato, accompagnate da cipolle in agrodolce, piuttosto che un crostino con dei pomodorini, tutto quello che può essere meglio con un fresco piuttosto che con uno stagionato, insomma. Come ti chiami? Io sono Marco, lei è Elisa. Ciao Elisa. È azienda agricola Mulino Vaccarezza. Dove vi trovate? Siamo nella valle qua di fianco, a qualche chilometro da qui, sull'altro torrente. Aldo Brianti, che sta già... Uno dei titolari dell'azienda San Paolo e di Santa Lucia di Medesano. Benissimo. Famiglia, abbiamo 15 anni fa, abbiamo aderito al progetto della provincia del maiale nero. Ci sa dire qualcosa sul maiale nero? Perché è così ricercato, valorizzato? Ha davvero una qualità superiore? Valorizzato, è stato abbandonato 50-60 anni fa. Adesso cerchiamo di recuperare questa razza, che è molto difficile perché è un animale che viene allevato allo stato semibrado, ci vuole tanti spazi, tanto terreno che non è facile nelle nostre colline, perché sai, non siamo come in Toscana, in Sicilia, dove hanno delle estensioni enormi. Noi abbiamo qualche ettaro, però questo qua è un animale che dove lo metti rovina parecchio, e bisogna continuare a spostarlo dai recinti per avere sempre dei terreni adatti per pascolare, diciamo. Alessio Marcuzzi di Stepa, siamo un piccolo distributore di vini, anche noi di Medesano, come San Paolo che avete appena conosciuto, affezionados di questa sagra ormai da 4 anni. Ci teniamo a esserci tutti gli anni per la cordialità del posto. Siamo qui col signor? Matteo Pessina. Matteo Pessina, e di cosa si occupa? Di musica e di vino. Ah, quindi musica e vino insieme, una coppiata vincente sembra. Cosa ci sa dire di quello che fate? Beh, stasera è la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione e ho portato un po' di bottiglie della mia ricerca, che fanno parte della mia ricerca, e per intrattenere un po' il pubblico suoneremo anche qualcosa con il mio chitarrista, che è Andrea, che si sta già scaldando ed è quasi pronto per entrare in azione. Andrea Dell'Asta, buonasera. Cosa ci dice riguardo la musica che hai intenzione di suonare stasera? Semplicemente accompagnerò Matteo e suoneremo assieme in un duo che passa dal soul ai classici anni 80, ai lati B degli anni 80, quindi pezzi meno conosciuti, in una chiave nostra che è sia un po' acustica ma anche un po' psichedelica. Quindi cercheremo allo stesso tempo
non ho portato una chitarra classica, una chitarra elettrica, quindi che non è proprio da duo, ma abbiamo il nostro suono, come Matteo e i suoi vini, io ho la mia chitarra, quindi è inutile che portiamo ciò che non è nostro, portiamo ciò che è nostro. Siamo qui col gruppo I Cantori di Varsi e il signor Roberto. Roberto, piacere. Cosa ci dice sul vostro gruppo? Straordinario, un gruppo di amici che andiamo in giro insieme, che stiamo bene insieme. E quindi stasera siamo qua a Vianino e vedremo cosa succederà. Gruppo Cantori, di che canzoni parliamo? Canti popolari della nostra terra. Della nostra terra, quindi tradizionali. Benissimo, allora. La signora? Sara. Piacere Sara, sei qua con la tua bancarella? Sì. Benissimo, cosa ci proponi? Parlaci un po' di quello che ci proponi, insomma, quello che hai fatto. Allora, qua abbiamo degli oggetti fatti con il fimo, che è una pasta sintetica che si lavora e poi si cuoce in forno e diventa dura. Una pasta tipo un pongo, diciamo. Si solidifica poi nel forno. Esatto, vengono fatte delle murrine, delle striscioline tagliate e qui si compongono i vari pezzi. Siamo qui col signor Gippi dei Malvisi. Piacere, buonasera. Allora, ci parla un po' del suo lavoro. Io sono discendente di una famiglia di contadini e artigiani che da più di 200 anni lavorano il legno, e il mio bisnonno, come potete vedere, ci sono lavori anche in fil di ferro. Mio bisnonno, carpentiere negli Stati Uniti, ha imparato l'arte dell'intreccio e il fil di ferro e io continuo. E continua questa arte. Siamo qui con la signora Mirella. Mirella, cosa ci racconta? Vi racconto che sono molto contenta di essere venuta a vivere in Valceno, che mi ha accolta, e da qualche settimana che vivo in questo fantasticissimo paesino e sono molto contenta di questo cambio di vita e vi ringrazio tutti. Questo è un lavoro creativo, di cucito creativo, si tratta di patchwork, è un lavoro che io faccio per hobby, spero di trasformarlo in un'attività, insomma, di lavorarci su, e sono tutte creazioni handmade, fatte a mano con tessuti americani. Qui col signor Andrea Bagni e Riccardo Gragnafini. Benissimo, allora cosa ci raccontate, ragazzi? Beh, cerchiamo di essere qua in questo bel contesto, insomma, come vediamo, sì, non ci tengo a precisare, siamo solo qui a rappresentare qualche azienda di vini per il Magnifico Carra e Nicola Tambini. Oh, grazie mille. E fra l'altro dietro di noi, comunque va bene. E principalmente cerchiamo di rappresentare aziende di vini della nostra regione, salvo un Torbato di Alghero della Sardegna e una Palazzola, azienda Palazzola, che è dell'Umbria. Sono qui con la signorina Maya, mi chiamo Maya. Maya? Sì. Benissimo. Allora, parlaci un po' di questa bancarella, cosa avete messo in piedi? Beh, in teoria sì, una bancarella, e dove praticamente in quella scatola, sì, molto carina, sì, e si trovano questi foglietti chiusi dove ci sono questi numeri che poi sono collegati a un oggetto. E in teoria questa pesca sarebbe a offerta, cioè è a pagamento, però uno può decidere quanto.